Ricordare artisti che con il loro contributo di opere, ma anche di insegnamento, hanno dato tanto alla loro città. Con questo spirito, Mimmo Grillo, ideatore e animatore di Il Salottino, centro artistico-culturale che ha sede nel centro storico di Vibo Valentia, ha realizzato il Memorial Gregorio Prestia, arricchito da una collettiva di sculture inaugurata nel corso di una cerimonia durante la quale è stata ricordata la figura di questo straordinario artista vibonese, le cui opere sono presenti non solo a Vibo Valentia, ma anche in diverse parti d'Italia. Oltre al ricordo del sindaco Maria Limardo e gli interventi del figlio dello scultore Mario, l'opera di Gregorio Prestia è stata tracciata attraverso l'autore del libro a lui dedicato dal titolo Il profeta di nuovi spazi plastici, Gregorio Prestia, vita e opera di un artista vibonese come un romanzo, e dal critico d'arte Giampiero Menniti. Ad omaggiare Gregorio Prestia, l'esposizione delle opere scultoree di numerosi artisti del vibonese che rimangono esposte al pubblico fino alla fine del mese, il modo migliore per ricordare un artista che è stato anche un maestro per molti giovani che hanno abbracciato questa affascinante forma espressiva. Questa collettiva così numerosa per partecipanti e qualità delle opere ha reso questo, chiamiamolo primo memorial, Gregorio Prestia, un evento che come famiglia ci ha, diciamo, commossi per il ricordo che ha lasciato nell'ambiente culturale vibonese e in particolare nel campo artistico mio padre, a distanza di ben 121 anni dalla nascita, insomma. Quindi ha lasciato un'impronta e un ricordo in tanti scultori che hanno accolto con entusiasmo, con gioia di partecipare a questo memorial. Speriamo che si possa ripetere in maniera più approfondita, in maniera più concertata, anche con la collaborazione degli amici che sono stati sempre presenti in queste occasioni. La città di Vibo Valentia mantiene ancora tracce delle sue opere? Sì, in effetti mantiene tracce, direi che alcune, in particolare il leone, diciamo, è diventato un simbolo della città. Io mi accorgo, quando eravamo ragazzi intendevamo dire ci vediamo al Parco della Rimembranza, ora si dice, i giovani di oggi dicono ci vediamo al Leone, e questa è una grande cosa. Poi a parte altre opere e poi il riconoscimento che la città ha voluto negli anni dato gradualmente a mio padre, insomma, riconoscendolo come cittadino, scultore, artista e uomo che ha lasciato un segno importante, e questo ci inorgoglisce come famiglia, naturalmente.